Premi pulsante A. Premi pulsante A.
Premi pulsante A. Bugley. Sono io, so che è una cosa improvvisa, ma... Ok, conta su di me. Ok, andiamo. Lo sai, vero? Pagheranno tutti. Prendendo in giro. Devi calmare. Glielo faccio vedere io, questi spazi. Fai un passo indietro e pensa. Per legge è obbligatorio avere sempre che... Bellissimo cadavere. Hai niente di averti sentato. Guida automatica non disponibile. Guida automatica attivata.
Guida automatica disattivata. Se siamo fortunati, ancora nessuno sa che hai appeso gli stivali al chiodo. Cerca di avere un aspetto mite, innocuo, oppresso dal sistema. Oh, e non dimenticare l'uniforme. Sei impeccabile. I tuoi ex colleghi non faranno caso a te, ma evita di farti guardare da vicino. Che cos'era? È una nuova recluta. Lascia perdere. Halt! Bersaglio non è qui. Sono ferita!
soldati li fanno così potenti, i droni. Aspetta, mi sparano addosso. Mi porti alla mia posizione. Arrenditi. Droni in movimento verso la sua squadra. Visualizzo bersaglio ostile. Ascoltami bene. Devo dirti una cosa che deve restare tra te e me. In confidenza, ok? Tutta questa storia mi inquieta. Hanno dei buoni motivi per tutte le parti dell'edificio, ma alla fine è tutto un mucchio di stronzate. Questo posto è parte della storia di Londra, della sua cultura. Sembra proprio che fosse quella merdina a far sparire per conto di Albion i rifornimenti di cibo destinati al quartiere, per tenere tutti in riga. Di questi tempi un foglio di calcolo fa più danni di una flotta di droni. Fantastico. Cosa sto facendo? Abbiamo un indizio, forza! Dividiamoci, non ci sfuggirà.
Ora che siamo dentro, ti do un consiglio. Al minimo accenno di problemi, Nigel Cass annullerà il meeting. Evita di farti scoprire dai tuoi ex colleghi o questa operazione sarà un fiasco. In questo piano Nigel non ha nulla di interessante. Ne sai di cose su casa, eh? Beh, anch'io ero un membro di Albion. Se non c'eri già arrivata. Io e Cass eravamo amici. Lo ammiravo. Era fuori di testa, sul serio, un vero genio. E io ero un nerd che lo adorava. Volevo essere come lui, è per quello che mi sono unito ad Albion. Oh, Cristo! Ho scoperto solo dopo che era uno stronzo assassino. Bisogna rendere Pumper focaccia al terrorismo. Non bisogna piegare la testa. Facciamogli vedere di che pasta sono fatti gli inglesi. È stato siamo uno spettacolo straordinario. Con la forza e la i determinazione. Erano completamente l'unico modo per mantenere il nostro stato in patria e all'estero. Non ha avuto l'interesse coinvolge le armi da fuoco. Ho perso il contratto d'ordine. Avevano bisogno di aiuto. Tanti saluti a tutti i soldi che avrei potuto guadagnare. Ho sentito dire che il Dez è tornato. Quel gruppo è peggio delle cavalle. Sono dei terroristi che fingono di avere una morale. Uno scopo chiaro. E si prende la briga di comunicare. Questa porta richiede un pass di sicurezza. Fantastico. Puoi usare uno dei computer vicino a te per crearne una copia. Fa attenzione. È meglio che tu non sappia che fine fanno gli intrusi. Sai chi odia Albion? Quelli che hanno fatto qualcosa di male e hanno paura di essere beccati. Non hai fatto niente, non hai nulla di cui preoccuparti. Non saprei dirti la tua vita perché, e lascia che i professionisti facciano il loro lavoro. Hai messo il naso fuori? Avresti dovuto rispettare la legge. Della città io la rispetto. Che avrebbero bisogno di una bella ripassata. Sarebbe un mondo disgustato. Ti spieghi benissimo, ma c'è sempre qualcuno che si oppone all'ordine costituito, giusto? Certo, ma quelli non li abbiamo già sistemati. Si dice che siano tornati in attività. Ci vorrà del tempo prima che la copia sia pronta. Per distrarti un po', ho raccolto delle immagini e una registrazione dall'indagine interna sulla morte del padre di Cass. Vediamo. Perizia psichiatrica interna AS001, soggetto Cass Nigel. Il signor Cass ha vissuto un evento molto traumatico quando ha assistito all'omicidio di suo padre, Garrett Cass, CEO di Albion. I suoi sintomi si sono manifestati per la prima volta dopo un evento che lui stesso ha definito casuale. I sintomi iniziali del signor Cass comprendevano insonnia, paranoia, sensi di colpa e flashback ricorrenti. Tuttavia, sembra aver canalizzato la rabbia e l'impotenza che sente nel lavoro per assicurarsi che Albion diventi, cito, un meccanismo per evitare la violenza imprevedibile. Sembrerebbe decisamente una mania al limite della psicosi. Ho qualche preoccupazione sull'idoneità del signor Cass a guidare una multinazionale della sicurezza, ma al momento non posso consigliare altro se non l'osservazione, specialmente considerando che mi è stato chiesto di chiudere questa pratica. Magnifico. Il responsabile della sicurezza di Londra è uno che non sa gestire i suoi problemi emotivi. Davvero magnifico. Già, beh, Nigel non si fidava di nessuno se non di suo padre. E di me, immagino. Non ha mai avuto molta fiducia nella gente. Bene, il pass è pronto, anche se è grezzo. Se questa cosa della resistenza non va a buon fine, non camperai falsificando documenti. A ogni modo, proviamoci. Cass ci aspetta. Questo ci sono leggi, ma questa schifezza mi che tirassi anche un paio di frustate. Sai chi odia Albion? Molti si accontentano di dirsi qualche zozzeria. E va bene così. Però c'è di romantico e un mucchio di omaccioni sudati con la pistola in mano. Lascia che i professionisti facciano il loro lavoro. Sono anche resti dovuto rispettare la legge. Io la rispetto. Come va? Aveva i nervi tesi. Come procede con le misurazioni? No, no, la scadenza si avvicina. Non possiamo tardare. Sta già presentando il progetto agli azionisti. Lo so, ma se faccio casino proprio ora, il progetto verrà rimandato a... Non so quanto. Ah, che schifo. Non dirlo neanche per scherzo. Non oso immaginare cosa farebbe il direttore Cass. Vedi di finire in tempo. Beh...
Vi presento il progetto Temis. I nostri nuovi droni autonomi. Questi droni potranno identificare, isolare e terminare le minacce ancora prima che possano fare danni. Possono andare ovunque. Vedono ogni cosa. Possono uccidere un uomo in un vicolo o in una folla numerosa, con precisione assoluta. I droni Temis fanno ciò che gli umani non sono mai riusciti a fare. Agiscono, e senza alcuna esitazione. Senza il vostro supporto, non avrei potuto essere qui a dirvi, anzi a promettervi, che con il lancio del progetto Temis, Londra sarà la prima città al mondo, completamente sicura. Signor Cass, spero che ci abbia riuniti qui oggi anche per discutere di tutte le problematiche etiche. No, va tutto bene. Al commissario importa e anche a noi. Ammiro la sua passione, la sua dedizione. Parliamone. Bene, per qualcuno, Temis va ben oltre il mandato di Albion. Dovremmo davvero discuterne un po' di più con il governo. Capisco, posticipare il lancio per discutere e decidere, diciamo, i dettagli. Dobbiamo considerare l'elemento umano. Posso avere in linea il ministro della difesa anche subito. Beh, se proprio deve. È l'elemento umano che ci ha portato a questo punto. Basta dibattiti, ritardi o indecisioni, che sia chiaro. Non permetterò a nessuno, neanche a me stesso, di ostacolare Temis. Ora, i nostri amici di Tidis saranno pronti? Dopotutto siete uno dei capisaldi del progetto. Avete bisogno di consultarvi con qualcuno, per caso? No, saremo pronti. È appena in tempo. I criminali spadroneggiano nelle strade. Gli irregolari minacciano le nostre famiglie. Il commissario della polizia in persona è stato assassinato dai terroristi. Essere risoluti è difficile, ma la cosa bella è che, una volta presa la decisione, voi non dovrete fare nient'altro. Attenzione! È in corso un controllo di sicurezza a tappeto a causa di una fuga di documenti. Sul pass ti avevo avvertito. L'uniforme ti sarà d'aiuto. Non lasciare che ti guardino da vicino. Bubbly, mi serve subito una via di fuga! Le catacombe, sorella! Bello che il mio lavoro venga finalmente apprezzato. Prego. Come si fa? Entrate l'area. Forte, angolo, tutto. Proviamo il passato. Ora.
scherzo, vero? Ma vai al diavolo, va! Papa Yankee 4, received over. Vai a quel paese. Ehi, ma chi è? Qui c'è qualcosa che non mi quadra. Apra! Chiudiamo questo casino! Visto Nigel in azione, eh? Quell'uomo sa essere molto persuasivo. Sa come ottenere ciò che vuole. E ciò che vuole è lanciare Temis il prima possibile. La vedo dura per Londra. Cristo. Non mi piace, per niente. Thank you.
Che cos'era? Cazzo, il progetto Top Secret di Albion è una macchina assassina automatizzata e pare che Cass sia quasi pronto al lancio. Dobbiamo togliergli Temis dalle mani. Me ne occupo io. Hamish, sarai dei nostri? Amico, io non corro rischi, ricordi? Ma tienimi aggiornato. Io e te abbiamo un piano da preparare, Bagley. Devi assolutamente provare. Ma che...